Perché all'interno del provvedimento cosiddetto mille proroghe che è all'esame della Camera oggi, dopo le mozioni, si riprenderà il percorso del decreto che reca la proroga di numerosi termini legislativi. All'interno di questo provvedimento, come sapete, c'è anche una norma che finanzia con 7 milioni di euro la convenzione per la trasmissione delle sedute parlamentari con Radio Radicale che era ferma, come sapete, dal novembre scorso. Si tratta di un finanziamento che copre quest'anno essenzialmente, sommato ad altri 3 milioni che erano stati erogati e stanziati in un altro provvedimento dal precedente governo, garantiscono almeno per il 2012 la continuità di questo servizio. Come sapete, perché ve l'abbiamo fatto ascoltare anche nel lavoro della commissione che se ne è occupata, le commissioni affari costituzionali e bilancio, questo provvedimento è stato anche oggetto di qualche emendamento presentato da alcuni parlamentari che chiedevano in varie forme di non rinnovare, di non concedere questo finanziamento e di aprire invece, dicono alcuni di questi emendamenti, ad una gara per la trasmissione delle sedute parlamentari. E allora noi vogliamo parlarne proprio con una dei deputati che hanno proposto queste modifiche, questi emendamenti in sede di commissione. Si tratta di Linda Lanzillotta, deputata dell'API, che abbiamo in diretta e che intanto ringraziamo per essere con noi. Lanzillotta, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per darmi modo di illustrare le ragioni di questo mio emendamento. Allora, intanto partiamo da questo. L'emendamento intanto non è passato in sede di commissione. Lei lo ripropone e che cosa dice questo emendamento? Lo riproporrà anche in aula? Questo emendamento dice una cosa molto semplice, perché non a caso questo provvedimento sta nel milleproroghe, perché viene prorogato per l'ennesima volta, perché è una legge del 1998. Il rinvio della gara per l'affidamento di un servizio pubblico, che è quello che egregiamente svolge Radio Radicale, a fronte di 7 più 3 milioni di euro che vengono finanziati, 3 che sono stati, come ricordava, sono stati già stati dati a fondo a carico dei fondi per l'editoria e che complessivamente, ricordo, per tutto l'editoria sono 50 milioni di euro, quindi una quota abbastanza consistente. E per quest'altra parte vengono finanziati a carico di un fondo per emergenze sociali, ambientali, eccetera, eccetera. Allora, io non contesto assolutamente Radio Radicale. Quello che io dico è che in un momento in cui a tutti viene richiesto, a tutto il paese, dalle professioni, alle utilities pubbliche, a chi dà un servizio, di concorrere, di avere più concorrenza, di fare più efficienza, di non godere di rendite di posizione, io credo che anche questo servizio, come peraltro è previsto secondo le norme dell'Unione Europea, debba essere assegnato mediante una gara. Perché sicuramente 10 milioni di euro sono una cifra molto consistente e di fatti sarebbe illegittimo darli direttamente per affidare un servizio pubblico. Per cui io chiedo semplicemente che si dica che entro il 2012 la legge che è già in vigore sia attuata. Questo io penso che sia un principio, come dire, di trasparenza, di coerenza con i principi di apertura e liberalizzazione e anche il principio di legalità, quindi non è un attacco a Radio Radicale, perché io non dubito che nella gara Radio Radicale potrà di nuovo vincere, però dimostrando che il costo è quello giusto e anche così fugando quei sospetti che molti avanzano, che essendo una cifra molto consistente, in realtà questo rappresenta una forma indiretta e occulta di finanziamento del partito. No, io questo non lo credo e siccome non lo credo, penso che il modo più lineare per dimostrarlo è competere e mettere a confronto altri soggetti, altri radio che possono svolgere lo stesso servizio. E quindi vedere qualità e costo, com'è secondo le regole della concorrenza. Quindi mi è spiaciuta la reazione che io ero in giro, quindi non ho sentito molto Radio Radicale, mi hanno riferito di critiche un po' diciamo sprezzanti e invece ecco il senso della mia iniziativa è questa, quindi mi fa piacere di poterlo chiarire anche a Radio Radicale. E allora proprio entriamo nel intanto sulle sue dichiarazioni noi abbiamo documentato, visto che appunto, anche se questo non ce lo chiede per la verità la Convenzione, registriamo molte sedute di commissione parlamentare, abbiamo seguito anche il percorso del milleproroghe, quindi abbiamo fatto ascoltare agli ascoltatori
il suo intervento, quello dell'onorevole Zaccaria, quello del sottosegretario Polillo, quello del deputato Giachetti, che nella fase dei lavori di commissione si sono occupati proprio di questo argomento con i vostri emendamenti e con le risposte. Quindi ci siamo limitati a documentare. Lei faceva riferimento ad un diritto di replica, ma noi abbiamo fatto ascoltare la sua voce. Avete documentato, ma poi ci sono stati dei commenti nel corso della rassegna stampa, certo. Ecco, quindi questa non è un'altra parte. Io non discuto il rendiconto della seduta, ma mi riferivo ai commenti che si faceva la rassegna stampa da parte di Bordin, che peraltro io stimo e apprezzo. La rassegna stampa che quando posso sento tutte le mattine perché la trovo fantastica, ma questo non fa parte del servizio pubblico. Ci sono tante radio, no, che di ottima qualità, tra cui anche Radio Radicale. C'è anche un fatto di equità, io penso, no, perché ci sono tante emittenti anche di natura politica che non accedono ai contributi pubblici o accedono in misura marginalissima, che aspirano a potersi candidare a svolgere un servizio pubblico. Io penso che Radio Radicale fa benissimo, però tutti devono essere messi alla prova. Se noi lo chiediamo, e su questo i radicali sono sempre sulla stessa linea, io diciamo anche nel governo con Emma Bonino ho fatto sempre le battaglie per le liberalizzazioni, per il mercato, per l'apertura, per dare opportunità a quelli che non ci sono. Noi rinviamo e proroghiamo questo sistema da 14 anni, nel frattempo è anche cambiato il sistema delle telecomunicazioni, il Senato e la Camera hanno dei loro canali, si sentono sedute in streaming, cioè il mondo è cambiato, è possibile che ci sia qualcosa che non si può mai toccare, discutere. Che no, ma infatti è proprio per questo vogliamo entrare nel merito. Intanto i 3 milioni che erano stati erogati nella legge di stabilità, lo ricordiamo, cioè in un provvedimento varato dal Presidente del Governo, non hanno pescato dal fondo sull'editoria, per quello che ricordo, cioè erano fondi ricavati da altre risorse, ma questo è un dettaglio. Ma a me sembrava, guardi, non ho fatto la verifica, perché ci sono i 7 milioni sul fondo cosiddetto fondo Letta, sì. Ecco, 7, ma 3 mi sembravano lì, però su questo non ci giuro perché non ho ricostruito la norma e quindi non lo posso dire con assoluta certezza. Fatto sta che, come sa, quest'anno i fondi per l'editoria sono stati molto ridotti, no? E Radio Radicale è stata immune da questa riduzione. Questo appunto riguarda i fondi sull'editoria. Sulla gara, cioè sull'idea poi che un servizio come questo venga assegnato per gara, come sa, questa emittente è stata la prima a chiederlo, visto che la legge che ha istituito la gara è stata voluta da Radio Radicale, che ha svolto questo servizio per molti anni, che ha detto questo comunque, servizio. Comunque, guardi, volere o non volere non potrebbe essere diversamente, perché è una regola comunitaria. Esatto, non si potrebbe dare un servizio pubblico senza gara al di sopra di 200.000 euro, quindi non è un optional, è un vincolo di legge. Il problema è che la legge viene rinviata da 14 esatto, anni. Esatto, ma abbiamo un altro paradosso ancora più grande, se ci pensa, cioè noi abbiamo la convenzione che ogni anno stipula il contratto di servizio per il servizio pubblico radiotelevisivo, che viene assegnato ogni anno ad un gigante rispetto a Radio Radicale come la RAI, che riceve un canone per svolgere questo servizio pubblico. Non si dovrebbe mettere a gara questo, cioè il 1.600.000.000 di euro che ogni anno i cittadini danno allo Stato per fare il servizio pubblico. Ma diciamo, io sono assolutamente d'accordo con una riforma della RAI. La RAI è una società pubblica, io sono d'accordo a rivedere il sistema radiotelevisivo, sarei d'accordo a separare la rete di servizio pubblico dalle altre, però ecco, io non vorrei fare del benaltrismo, no? sulla questione. Sicuramente si possono fare molte cose. Io in questo provvedimento ho affrontato il tema che era affrontato da questo provvedimento, cioè la proroga della convenzione, quindi tutto si può fare, però non possiamo sempre dire che ben altro è il problema. Intanto, no, ma è lo stesso problema, cioè sì. noi puntiamo a quello, se si può dire, se sì, si può dire così. Però la RAI, diciamo, non penso che possa essere equiparata a Radio Radicale, peraltro la RAI nell'ambito della convenzione di servizio pubblico in teoria potrebbe assorbire lei questo servizio, ma io non sostengo questo. Dico limitiamo il problema al problema in sé, perché altrimenti, diciamo, appunto, io non
sono mai del metodo che il problema è ben altro, è tutto molto più grande e allora quelli piccoli non si risolvono, perché si affronta quello che è sul tavolo, il tavolo che è il tavolo del decreto mille proroghe. Il Parlamento, e io sono nella commissione che esamina questo provvedimento, e quindi mi sono sentita in dovere di intervenire su una norma che è un'ennesima proroga dopo 14 anni di una norma non conforme al diritto comunitario e a mio avviso non lineare e non trasparente. Lei nell'emendamento chiede che i 7 milioni non siano dati per niente a Radio Radicale e si faccia una gara? Oppure... No, dei 7 milioni io non parlo proprio, guardi, il mio emendamento dice solo che si fa la gara entro 6 mesi senza ulteriore proroga e lascio i 7 milioni perché quelli sono, diciamo, la copertura, perché comunque dovranno essere pagati, quindi a carico di quei 7 milioni vanno comunque pagato il primo semestre Radio Radicale, mm-hmm. No? E poi dopo si pagheranno a chi vince la gara, oppure nelle more si sarà vinta la gara e quindi andrà avanti tutto l'anno. Io non do questi particolari, lascio lo stanziamento di 7 milioni, ma dico che entro 6 mesi va fatta la gara. La gara che caratteristiche deve avere? Perché la gara, sa, era prevista appunto da una legge del 98, dovevano essere anche definiti i criteri di una gara nella legge di riordino del sistema, che era la legge anni, di almeno questo. Ecco, ma che caratteristiche deve avere secondo lei questa gara? Penso che dopo 14 anni chi si occupa di questa materia nel governo avrà almeno studiato il capitolato di una gara, no? Perché deve avere durata delle trasmissioni, copertura, non so, adesso io non ci ho lavorato, quindi se vengo investita di questo compito mi documento, ci lavoro e in contraddittorio anche con i potenziali concorrenti che sono Radio Radicale e altre possibili emittenti, si definisce un capitolato, così come si fa in tutte le gare di servizio pubblico, no? Spesso si dice potrebbe concorrere anche la RAI. La RAI ha un bilancio come RAI Radio Televisione di Stato. Noi non sappiamo qual è il bilancio di GR Parlamento. Ma questo si può secondo anche lei dire che non concorre la RAI? Io non c'ho, cioè, non ho. Si può anche dire che questo è riservato alle radio di altra natura, ecco. Quindi io non sono una militante della RAI, diciamo, certo. Non c'ho questo. Adesso io ho firmato un emendamento, Zaccaria ne ha firmato uno suo. Zaccaria l'ha citato lei come militante della RAI. No, quindi. Ecco, beh, certo, è stato presidente della RAI, mi sembra, certo, anche legittimo, no? Che sia affezionato a quell'azienda. Io non ho posto questo problema, ho posto il problema solo di un affidamento trasparente in cui ci sia una chiarezza anche sul costo per il bilancio pubblico, perché noi stiamo chiedendo sacrifici a tutti i cittadini e alle imprese in un momento difficilissimo e quindi non ci possono essere aree immuni, no, dal mettersi in discussione. Questo è diciamo, ciò che ha ispirato la mia iniziativa, non la tutela della volontà di tutelare la RAI. Io sono anche disposta a dire che se si decide che c'è necessità di un servizio integrativo di trasmissione delle attività parlamentari e non si ritiene che sia adeguata la copertura che dà la RAI comunque con GR Parlamento, con tutte queste cose qui, ma che è anzi utile, come dire, che lo faccia una radio privata, tra virgolette, no? Certo. Perché dà un di più di commento, di dialettica nel rapporto con le istituzioni parlamentari. Io sono anche disposta a riconoscere questo e quindi a definire le caratteristiche soggettive dei potenziali concorrenti. Non sposo, diciamo, la RAI, perché alla RAI non ci sarebbe bisogno di fare la gara, si fa nell'ambito della convenzione di servizio pubblico, allora, no? Certo, certo. Ecco. Senta, il modello di, diciamo, di... E questo mi ha un po' infastidito perché mi risulta, ma ripeto, io non lo so, che Bordina abbia detto che appunto io lo volevo dare alla RAI, non è vero. No, certo. Visto che appunto parliamo anche di queste emittenti, io volevo chiederle anche un giudizio, perché lei appunto cita Bordin, la rassegna stampa di Radio Radicale è sicuramente tra le emittenti politiche, tra le rassegne specializzate, diciamo, in politica,
lo spazio di rassegna stampa più ascoltato. E questo non è... Sicuramente, ma io... Diciamo, le ho detto, io lo... Di questo modello, diciamo, di business che i Radio Radicale e quindi i radicali hanno scelto, cioè risorse pubbliche, trasmissione delle sedute parlamentari, ma anche usare questi soldi, sia questi che quelli che vengono dal finanziamento come organo di partito, per fare uno strumento di informazione che offre tantissime altre cose, oltre alle sedute parlamentari. Di questa idea, diciamo... nel nostro mercato, anche in quello dell'informazione radiotelevisiva, non proliferano gli esempi.